cuore rigonfio di sudore e passione, una palla con spicchi e tanta tensione, mani forti educate a gestire emozioni, gambe attenti a saltare e a rubare palloni. Vai! Marchia Canestro è realizzato in collaborazione con Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport. Vicini a voi! Buonasera a tutti cari amici e bentrovati, ancora un fine settimana complessivamente abbastanza negativo per le nostre squadre, almeno quelle impegnate nei vari campionati nazionali. Supernova e Stamura vincono nella DNB, quest'ultima nella gara di addio al basket di un grande personaggio come Oscar Chiaramello. Grave soprattutto il capo della poderosa contro Cecina nella divisione nazionale C, Porto Sant'Elpidio ha fatto suo il derby di Pesaro, punti salvezze importanti per Fabriano. Mentre nella C regionale, nel girone A, Loreto, Falconara e Montemarciano vincono in trasferta, mentre nel girone B, il Matelica, con 20 punti di Usberti e 17 di Quercia, vince lo scontro diretto e si avvicina in testa a meno 2 dal Pedaso. Parleremo soprattutto di C e D con i nostri ospiti, che passo subito a presentarvi. Innanzitutto parleremo del girone B di C regionale con la Nova Vetro Rutten San Severino. Qui con noi il dirigente e direttore sportivo Guido Grillo. Buonasera Guido. Buonasera. E con il responsabile del settore giovanile Paolo Severini. Buonasera Andrea. Prima assoluta sui nostri schermi per il CUS Macerata, d'altronde è una matricola del campionato di Serie D, con noi il coach Matteo Palmioli, buonasera, buonasera. Matteo, e Andrea Santinelli che invece è la guardia del CUS Macerata. Buonasera. Buonasera Andrea e benvenuto anche a te. Dunque tantissimi argomenti di cui parlare questa sera, focus anzitutto sul campionato di Serie C regionale Girone B e sulla Nova Vetro Rutten San Severino. Allora Guido, ci eravamo lasciati l'anno scorso con il vostro campionato vinto, lo spareggio contro la Esis, quindi ritornavate dopo diverso tempo nel campionato di Serie C regionale e finora diciamo le cose stanno andando discretamente bene, no? Bene, cioè noi siamo partiti con l'obiettivo di centrare la salvezza, e soprattutto continuando a puntare sul nostro settore giovanile. Siamo al momento in decima posizione, quindi salvi. Avremo sabato un incontro probabilmente decisivo per la salvezza contro San Benedetto, che ci segue a 2 punti. Nel caso di vittoria possiamo quasi dire di aver raggiunto il primo obiettivo. A quel punto sposteremo l'asticella per cercare di raggiungere l'ultimo posto dei play-off, che sarebbe una cosa onestamente non preventivata all'inizio della stagione. Senti Guido, è cambiato il campionato, non è cambiato però il vostro modo di pensare, la vostra filosofia, cioè una squadra con uno zoccolo duro e tanti giovani in campo, ma in campo davvero, non nel roster, cioè li impiegate durante la partita. Sì, sì, noi abbiamo ringiovanito ancora di più la squadra, perché con le partenze di Peppe Rinaldetti e Giacomo Cavarischia abbiamo preso 2 nuovi giocatori più giovani, che sono Iari Raciotti e José Paggi. E noi tutte le partite andiamo a referto con 3,93, due dei tre che partono in quintetto, e 2,95. Gli altri sono il nostro, un mio realizzatore, Samuele Vissani, che è un 91. Noi lo conosciamo da diversi anni, però sempre 21 sì, anni. 21 questo, anni, quest'anno sta andando benissimo, è quarto in classifica a Cannonieri, quindi sta, lui è forse quello che ha sentito meno la differenza di categoria dalla Serie D alla Serie C. Il quid di esperienza però da Callea? Sì, Callea e il Tommy Ercoli, che ormai e è Tommaso play, Ercoli, certo, che è la bandiera play storico della squadra, della vostra società. Dell'intensa attività del settore giovanile parleremo poi con Paolo Severini. Invece occupiamoci del CUS Macerata, anch'essa un campionato nuovo. L'anno scorso la promozione, Matteo Palmioli era la guida anche della squadra che lo scorso anno perse lo spareggio, domanda di ripescaggio accettata, quindi prima avventura nel campionato di Serie D, e voi state andando molto sopra le aspettative, Matteo. Assolutamente sì, per noi una nuova avventura, come hai detto te, siamo stati ripescati dopo aver perso la finale nello spareggio promozione, la Final Four regionale a Porto Potenza. Quest'anno è iniziato il campionato, è iniziato molto bene, con 3 vittorie consecutive, soprattutto in casa abbiamo quasi sempre portato a casa la vittoria, e anche il 2013 è iniziato bene con 2 vittorie, prima a Fermo, poi sabato scorso in casa con l'Orsal. Senti, voi avete conservato alcuni giocatori dell'anno scorso, poi ci sono stati alcuni ragazzi che sono passati dall'altro club, il basket maceratese, a voi, più alcuni ragazzi di Tolentino, quindi una squadra quasi a chilometri zero anche la vostra. Esatto, una squadra nuova, quindi a parte 6 ragazzi dell'anno scorso, 8 sono nuovi,
Sono ragazzi che abbiamo preso dall'ABM, diciamo, che non rientravano nel progetto della loro squadra, e ragazzi di Tolentino. Siamo riusciti a assemblare in pochissimo tempo, perché veramente da quando abbiamo fatto domanda di ripescaggio, quando è stato approvato tutto quanto, nel giro di un paio di settimane abbiamo contattato questi E ragazzi avete che hanno accettato, allestito abbiamo allestito la squadra. il roster. Andrea, com'è stato questo approccio con il campionato di Serie D, a parte questo dicembre nero con qualche sconfitta di troppo? Ma è andata abbastanza bene, anche io non aspettavo una partenza così, forse così buona come stiamo andando. E ecco, a parte che questo dicembre che abbiamo trovato delle difficoltà, anche qualche assenza, qualche infortunio, però via, ci siamo risollevati E vi siete bene. tolti anche delle belle Sì, soddisfazioni. sì. L'ultima, forse la più importante, è la vittoria ad Ancona contro il Campetto, che è una delle squadre più accreditate, no? Sì, e poi eravamo battuti anche all'andata a Macerata, quindi abbiamo fatto 2 su 2. La bestia nera Siamo la bestia nera del campetto. della formazione di Ancona. Iniziamo a vedere le classifiche, così ne parliamo anche con i nostri ospiti. Partiamo dalla Serie C regionale, vediamo il girone A dove in realtà non è cambiato molto in testa. Il Loreto Pesaro guida la classifica con 28 punti, poi abbiamo Amatori Falconare, G-Planet Montemarciano 24, Bramante Pesaro 22, Assisi 18, Fermignano Urbania 14, Ponte Vecchio 12, Cagli 8, Fano Fortune 4. Poi vedremo il servizio su Cagli Montemarciano. Ora andiamo a vedere invece la classifica del girone B, con il Pedaso in testa alla classifica con 28, Alle Metelica 26, Aestis Jesi 24 insieme alla Roburosimo, Tolentino Egualdo 20, Todi 18, Visca Selfidardo 14, Giromondo Spoleto 12, Nova Vetro Lutten San Severino 10, San Benedetto 8, Cestistica 0. Partiamo, Guido, dalla vostra partita contro la Cestistica. Dunque, era un risultato che poteva anche sembrare scontato, perché la formazione di Ascoli Piceno ha subito brutte batoste recentemente, ma scontato non lo era per diversi motivi, anche perché la cestistica si sta un po' rafforzando. Sì, con noi c'erano 3 giocatori nuovi, erano senza allenatore perché probabilmente in settimana cambieranno l'allenatore, però la partita per 2 quarti è stata equilibrata, noi abbiamo chiuso sul più 6 a metà partita e dopo fortunatamente invece il terzo quarto siamo partiti forte con un parziale 18-0 che in pratica ha chiuso la partita, siamo riusciti a controllarla fino alla fine. Non era facile perché avevamo tutto da perdere. Perché ecco, loro stanno a 0 punti, però si sono rinforzati, poi giocano in casa, avevano perso 2 giorni prima solamente dopo un supplementare con San San Benedetto, quindi non Benedetto. era così scontata la vittoria. Assolutamente. C'era in programma il big match della giornata, quello di Matelica, che voi avete seguito. Che impressione avete tratto un po'? Poi lo chiediamo anche a Paolo di questa partita tra Matelica e Pedaso. Sì, io sono andato pure a vederla, tra l'altro, è stata una bella partita condotta quasi sempre da Matelica, che è partita fortissimo, 14-2 se non sbaglio, dopo però Pedaso con i giocatori forti che ha, è riuscita a chiudere a metà partita al 31 pari e dopo c'è stata una grossa risposta della difesa di Matelica, cosa che invece tante volte non è successo, invece una ottima difesa. Uno Sberti sopra le righe, ma soprattutto il play Porcarelli che ha fatto giovanissimo, dovrebbe essere un 95, che secondo me è stato quel fattore che ha permesso a Matelica di portare a casa il risultato finale. Sempre con una grande cornice di pubblico, Sì, no? Che a Matelica è una costante. che da noi manca un po', perché da noi ecco, non c'è magari la stessa cultura cestistica di Matelica o di altri posti, però. Il palazzetto era pieno, sarà stato anche per. Io sono stato anche per altre partite non così importanti, però la gente ce n'è sempre tanta a Matelica. Assolutamente. Paolo, prima di parlare di settore giovanile con te, facciamo un po' un giro d'orizzonte su questa Serie C. Che impressioni ha di questo campionato in parte nuovo per voi? Ma noi l'abbiamo frequentato qualche anno fa, no Andrea? Tu ricordi Sì, certo. benissimo, con alterne fortune. Quest'anno lo frequentiamo con una squadra tutta data, o perlomeno per la gran parte formata da settempedani, quindi da prodotti anche del nostro vivaio, del nostro lavoro a livello giovanile. La qualità è buona, secondo me. È buona e poi per le prime della classe, come diceva anche Guido, Matelica, Pedaso, ho visto buonissime squadre, Osimo, Quindi si la vede un. stessa Esis, insomma, la classifica rispecchia poi i valori tecnici, secondo me, alti. Quindi E si noi. Esatto, sta delineando un po' la classifica. esatto. Allora, invece andiamo in Serie D, dove
dove nel girone A, e possiamo vedere la classifica, prosegue il dominio della Janus Fabriano in testa in battuta con 30 punti, c'è un netto divario tra la formazione fabrianese e le altre, teste Matte Pesaro vedete 22, Basket Giovane 20, Basket Ducale Fossombrone 16, Tecno Italia Maior e Fortitudo Castelfidardo 14, Virtus 88 Iesi, Aquarius Pesaro e Vallesina 12, Camp Montecchio 10, chiude la Vadese con 2 punti. Andiamo al girone B, quello che questa sera ci interessa più da vicino, con la Virtus Porto San Giorgio in testa con 26 punti, Campetto Ancona, San Giorgese 2000, Cus Macerata 20, Porto San Giorgio 18, Maceratese Damandola 16, Orza Lancona 12, il Ponte Morovalle 10, Vittoria Ferme Castelraimondo 8, il Picchio chiude con 4 punti. In questa classifica hanno una partita in meno il Campetto ed Orza Lancona. Andrea Santinelli, i valori sono questi? La Virtus è decisamente di un'altra categoria? Beh, sicuramente la Virtus sembra la squadra più forte, però ecco, il campionato è lungo ancora, poi con i playoff si sa mai. Poi certo, dopo anche il Campetto è una squadra forte. E anche i ragazzi di San Giorgio, la Porto San Giorgio Basket, che al completo credo sia una buonissima squadra, anche con tutti i giovani, molto buoni. Matteo, c'è divario tra promozione e Serie D? Anche se in testa c'è quella che in teoria sulla carta è una matricola, però in teoria. Assolutamente c'è divario. In primis il tabellone con i 24 secondi, cambia totalmente. Che ricordiamo in promozione. Che in promozione non c'è, quindi ogni possesso sporcato con la palla che va fuori serie setta, e quindi è un altro sport, onestamente è un altro sport. Si comincia ad essere, a vedere il basket competitivo, non che non lo sia in promozione, ma sicuramente assolutamente no, anche il livello della promozione ultimamente si è alzato moltissimo, però questo fattore del tabellone dei 24 cambia tutto. Incide. Comunque una squadra che difende sporca una palla, la palla va fuori, viene resettato per l'attacco a 30 secondi, invece poi quest'anno con il reset a 14 secondi gioco cambia parecchio, ovviamente, tra promozione e Serie D. Dunque, vediamo il servizio di questa sera. Siamo andati a seguire una delle gare più interessanti del girone A di Serie C regionale, quella tra Pallacanestro Cagli e G-Planet Montemarciano. Vediamo. In collaborazione con Freedom, libertà tecnologica, Ancona Chiaravalle. Non basta la volontà alla Pallacanestro Cagli, che davanti ai propri tifosi prova a risorgere da un momento particolarmente difficile, penultimo posto in classifica, ed invece finisce solo per illudere il pubblico, sempre avanti per 35 minuti ed arrabbiarsi per la cattiva gestione dell'ultimo quarto. La partita finisce 68 a 63 per l'UPR, firmata G-Planet Montemarciano, che in serata non particolarmente felice trova comunque la forza di chiudere e portare a casa due punti pesantissimi che la confermano al secondo posto in classifica alle spalle dell'Oreto Pesaro e in coabitazione con l'Amatori Falconara, prossimo avversario in un derby che si preannuncia infuocato. Per la G-Planet dei gemelli Jovanovic, con il play Dennis, autore di 16 canestri e top scorer, la vittoria è arrivata dopo una partita condotta quasi sempre all'inseguimento, al cospetto di un avversario non perfetto ma che trovava con continuità la via del canestro. E mentre gli ospiti annaspavano, Cagli mostrava soprattutto con Conti delle belle giocate. Alla fine del primo tempo il vantaggio di 37 a 32 consegnava al pubblico una squadra meno confusa e più incisiva del solito. A rientro dalla pausa lunga iniziava però il lento ed inesorabile recupero degli ospiti, che si affidavano sempre più alla precisione dei tiri liberi, alla fine 21 su 24. 48 a 44 il finale del terzo, con un Cagli bello ma solo a tratti, mentre con pazienza e limitando gli errori la G-Planet proseguiva il recupero. Tutto da rifare dunque nel quarto ed ultimo periodo. Sul 56 a 54 per Cagli, Montemarciano prima pareggiava con due tiri liberi, poi con due bombe di Bianchella e Guida e un paio di giocate di Boris e Jovanovic risolveva la partita in proprio favore, nonostante il tentativo di fallo sistematico di Beltramini e compagni per raggiungere quantomeno i supplementari. Nulla da fare, gli ultimi secondi erano comunque gestiti molto bene da un Montemarciano che festeggia la vittoria su un campo difficile e al termine di una partita tutt'altro che scontata. Marco Vignoli, capitano della G-Planet Montemarciano, allora una partita non semplice, no? Contro una squadra che ce l'ha messa tutta, siete stati sempre a rincorrere e poi a un certo punto, proprio sul finale, avete piazzato la zampata vincente. Sì, in effetti per 35 minuti siamo stati sotto e difatti oggi l'unica cosa che c'è da prendere qui sono i due punti. Per il gioco
gioco sicuramente oggi non abbiamo soddisfatto le richieste dell'allenatore. Comunque l'importante è che oggi alla fine i due punti li abbiamo presi e niente, pensiamo adesso alla prossima partita, archiviando questa e niente. Però si è visto un bel lavoro, si è visto comunque una squadra che è rimasta lì pur se soffrendo, poi avete avuto ottime percentuali ai tiri liberi. Sì, infatti almeno quello va bene. In trasferta abbiamo subito 63 punti, nonostante primo tempo già ne avevamo presi 37. Abbiamo stretto la difesa e comunque sia 63 punti in trasferta non è male, via, nonostante tutto. Daniele Gambini, coach della G-Planet Montemarciano, allora il suo capitano ha detto: di buono prendiamo i due punti, il gioco stasera non è stato un granché. Sì, condivido appieno questa lettura. Noi non siamo sicuramente una squadra che fa del gioco d'attacco la nostra arma principale. Siamo degli ottimi difensori, siamo una squadra costruita per difendere e abbiamo vari tipi di difesa che possono comunque sia spezzare i ritmi delle squadre avversarie. In attacco abbiamo sicuramente dei limiti, stasera questi limiti si sono palesati un po' troppo, ecco. Alla fine siamo venuti fuori col carattere, abbiamo difeso bene gli ultimi due quarti a differenza dei primi due e poi dopo siamo venuti fuori i nostri due o tre giocatori che comunque punti nelle mani li hanno, ecco. Solo che serve sempre una scintilla mentale che si azioni. Aspettative per questo campionato? Sì, allora diciamo che noi stiamo facendo un grandissimo campionato, non grande. E comunque la società all'inizio è ripartita con un nuovo progetto per cercare di valorizzare i loro giocatori o comunque sia giocatori giovani. E questo lo stiamo facendo appieno. Se ti dico la verità, all'inizio del campionato non mi sarei mai immaginato di essere secondi, terzi in classifica. Cosa che invece stiamo facendo, ci stiamo allenando bene, siamo un gruppo affiatato, siamo un gruppo prima di tutto fuori dal campo e quella forse è la cosa più importante in partite come queste, nelle quali magari siamo un po' scollegati, viene fuori il carattere, la famosa parola squadra viene fuori. Luca Barzotti, capitano di Cagli, allora stasera siete abbastanza rammaricati, anche arrabbiati, immagino, per il finale, soprattutto anche se si vedeva che andavate spesso in affanno, no? Purtroppo sì, purtroppo la cosa più grave è che non è la prima volta che perdiamo delle partite così, si sta ripetendo un po' troppo spesso e non riusciamo a reagire alla prima situazione negativa che si viene a creare, nonostante una prestazione complessivamente buona, oserei dire, insomma, non del tutto da buttare, per cui grande rammarico sì, perché le prestazioni a volte vengono ma i punti ultimamente non vengono più. E allora diventa complicato anche gestire lo spogliatoio, comunque cercare di ritrovare appunto quella fiducia, quella convinzione che viene anche con le vittorie. Certo, viene con le vittorie, nello sport è verissimo che è importante partecipare, ma senza vittorie si accumula fatica, si accumulano tossine, nervosismo in campo e negli spogliatoi. E devo dire che negli spogliatoi stiamo tenendo abbastanza bene, il gruppo è compatto, però purtroppo in campo non riusciamo ad esprimere quello che vorremmo. Coach, più arrabbiato, più rammaricato, perché siete stati avanti, vi è mancata la zampata finale contro un avversario comunque che anche la classifica lo piazza dopo i vertici o giù di lì, e che forse stasera non era proprio in serata, quindi si poteva approfittare. E abbiamo giocato col Montemarciano che è secondo in classifica dietro il Loreto. Sono rammaricato perché abbiamo perso tantissime partite come quelle di stasera, avanti quasi per 37-38 minuti, poi una volta che la squadra ci mette sotto la partita per noi finisce e infatti siamo andati sotto di due, abbiamo sbagliato l'attacco e la partita lì è finita. Sono molto rammaricato, ma ormai quest'anno è un fin già visto da parte nostra, perché non so ormai quante partite sono state tra supplementari, partita all'ultimo secondo, però vedo che ancora anche i ragazzi hanno lottato, ci hanno crollati negli ultimi 5 minuti praticamente. Sì, sono un po' anche arrabbiato, sì.
Presidente, allora, manca poco a questa squadra, no? Però manca quel poco per riuscire a togliersi dai bassi fondi alla classifica, dove poi le cose si fanno complicate anche a livello morale e caratteriale. Allora, anche stasera bene fino a un certo punto, poi nel finale non ci siete più stati. Oramai è un film che vediamo ogni settimana. Giochiamo alla pari con gli avversari fino a 35, 37, 38 minuti in alcuni casi e poi alla fine incredibilmente non riusciamo mai a vincere. L'allenatore sta cercando di uscire da questa situazione, ma ancora non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, perché chiaramente si ripete la cosa. Allora ci vengono dei dubbi, ma la squadra effettivamente durante la settimana lavora bene, in campo lo dimostra, perché tiene il campo con tutte, dalla prima all'ultima. Noi ormai possiamo tranquillamente dire di giocare alla pari con la prima, quest'oggi era la seconda in classifica, abbiamo giocato tranquillamente alla pari, ma è una cosa che la facciamo normalmente, però alla fine gli avversari sono sempre più bravi di noi e portano a casa i due punti. Una cosa che gioca a nostro sfavore è che ultimamente ci sta mancando il play, che chiaramente concludere le gare senza il play titolare in campo vuol dire. In più il nostro leader, il marcatore, il capo classifica del girone, e in questo momento sta passando un momentino un po' difficile, per cui senza i suoi punti, senza un leader in campo, triboliamo. Però c'è questo pubblico, c'è questo campo caldo che deve diventare ancora più caldo proprio per riuscire a spingere la squadra, no? Noi veramente dobbiamo dire grazie al pubblico, che oramai con tutte le sconfitte che abbiamo fatto finora continua ancora a seguirci. Vorremmo nella fase orologio ribaltare almeno in casa le partite che prima abbiamo perso malamente. E però ad oggi è difficile dirlo, anzi, diciamo la verità, ho paura già della partita prossima con il Fano, uno scontro fra ultima e penultima. Non dico a nulla, perché chiaramente diventa una partita molto molto delicata, molto delicata. Cioè loro a 4 punti, noi a 8. Non voglio pensare a una vittoria del Fano a Cagli, perché allora si ribalterebbe tutto e si riaprirebbero dei scenari per noi tremendi. Cioè una squadra che batte sistematicamente e se la gioca più che batte le prime della classe rischia di veramente finire in fondo, mi dispiacerebbe tantissimo. L'inquadratura del pubblico di Cagli. E Matteo, tra le note positive della vostra stagione, anche la discreta risposta da parte del pubblico di Macerata. Sì, abbiamo un buon pubblico a seguito, e è stato decisivo anche a Fermo, ci ha seguito, e direi che nella nostra rimonta gran parte del merito sono dei ragazzi che ci hanno seguito. Cus Macerata è un nome storico e molto importante anche nell'ambito di altre discipline. Voi siete un po' una costola, no, di questo Cus, che ha molteplici attività. Sì, il centro universitario sportivo di Macerata annovera tra le attività federali adesso solamente il calcio a 5, che milita in C2, e la pallacanestro. Però come ricordavamo prima, c'era la pallavolo. C'era la pallavolo femminile, che ha disputato addirittura campionati di Serie A1 all'inizio degli anni 80, per tanti anni il campionato di Serie A2, quindi è un nome veramente storico dello sport e non solo maceratese. Ovviamente voi non avete pressioni da parte del vostro presidentissimo Totò Dentrona? Assolutamente no, il presidente è il nostro primo tifoso, ci segue, è innamorato di questi ragazzi che li vede in palestra lavorare con sacrificio, con voglia, con entusiasmo, e lui è il primo. Contento dei risultati positivi, ma lo scopo sociale del CUS è un altro, quello di far giocare e far divertire i ragazzi. Assolutamente, no? Nella nostra squadra annoveriamo anche diversi ragazzi iscritti all'Università di Macerata. E parliamo invece di San Severino, questa volta però con Paolo Severini, parliamo del settore giovanile. Partiamo, Paolo, sì. Poi parleremo di alcuni vostri progetti, delle vostre collaborazioni con le società vicine a voi. Noi abbiamo cominciato oramai da qualche tempo ad aprirci alle realtà a noi più vicine, quindi Castelraimondo è stata la prima, Camerino, da quest'anno per l'Under 14 anche con la società di Materica, e Tolentino, perché crediamo, uno, fermamente nella collaborazione che sia non solo verso San Severino, ma anche da San Severino verso le realtà vicine, perché è l'unica maniera per venirne fuori, per farne poi dei gruppi numeri, anche a livello di numeri importanti, per poter gestire campionati
come nel caso nostro dell'Under 17 d'eccellenza, insomma, impegnativi dal punto di vista proprio temporale, tecnico e fisico. Non pensate solo a Under 17 o anche altri campionati, ma sono, diciamo, sulla rampa di lancio due progetti interessanti, microbasket sì. ed easy basket. Ecco, di cosa si trattano questi due progetti? Di questi due progetti devo fare i complimenti qui a Guido Grillo, perché lui è stato quello che il promotore ha creduto fermamente e ha spinto tutta la società verso questi due progetti, che sono uno l'Easy Basket, che è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie, quindi materna ed elementari. Proprio venendo qui mi confermava l'iscrizione di 29 docenti per San Severino, che è una realtà non solo San Severino, perché raccogliamo anche Castelraimondo e Camerino, quindi ecco. Cerchiamo di, nel nostro comprensorio, di fare da traino con la nostra buona volontà. Ecco, scusami Paolo, però prego. Sostanzialmente si tratta di istruttori federali che insegnano ai docenti, esatto, i rudimenti della pallacanestro. Con un corso federale che i docenti sono obbligati a frequentare per avercene poi titolo, e poi lo verseranno a loro volta nei loro alunni e alunne. Certo. Mentre invece il microbasket, che partirà a breve, fra una settimana, forse due, è rivolto ai ragazzini da 4 anni e mezzo a 6 anni, ragazzine da 4 anni e mezzo a 6 anni e mezzo, con delle regole particolari, con un pallone che pesa 300 grammi, se non sbaglio, Guido. Anche meno. Quindi è un avviamento verso l'attività propedeutica, verso l'attività del mini basket che è vera e propria. Alla pallacanestro, quindi Guido, sostanzialmente questa vostra politica, questo vostro impegno nel settore giovanile, nel vivaio, si accentua. Diventa ancora più importante? Sì, diventa più importante perché è anche sempre più importante poter portare avanti un discorso anche per le squadre superiori. Noi crediamo tanto in questi progetti perché ci hanno dato in passato, questi ultimi anni, molte soddisfazioni. Il gruppo nato per esempio dalla collaborazione con Castelraimondo e Matelica, che attualmente è primo nei due campionati Under 13 e Under 14, recentemente, dopo Natale, ha partecipato a un torneo nazionale a Pesaro, e piazzandosi terzo e vincendo la finale terzo e quarto posto contro la Scavolini, quindi è una delle soddisfazioni importanti. E poi perché il reclutamento tanto va fatto a scuola, cercando di incentivare i ragazzini a fare questo sport. Il progetto Easy Basket è molto importante, secondo me, perché uno degli ostacoli dei docenti per far giocare a basket i ragazzini è innanzitutto il pallone pesante e il contatto fisico. Nell'Easy Basket non è permesso una cosa del genere, c'è il pallone che è molto più leggero, quindi è al tatto come quello da basket, però pesa un terzo e non è assolutamente possibile il contatto tra i ragazzini. Viene premiato semplicemente il tiro che tocca il ferro, cose che permetterebbero, ecco, appunto, anche ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia di far giocare a basket. Tra l'altro, con questo progetto la federazione ci dà anche un kit da poter dare alle scuole con canestri, palloni, pettorine, quindi ecco, è una cosa sulla quale puntiamo insieme al progetto del microbasket per aumentare i numeri. Sarebbe sempre auspicabile, insomma, che la pallacanestro entri anche un po' nelle scuole, lo diciamo da decenni, e speriamo che questo progetto, ma è seguito anche da altre società, per quello che tu conosci? Allora, noi siamo la prima società in provincia di Macerata che lo fa, il discorso dell'Easy Basket, perché c'è il limite o la richiesta da parte della federazione di avere almeno una decina di docenti. E quando ne abbiamo parlato subito pensavamo fosse difficile farlo, invece devo ringraziare i docenti della scuola elementare, la preside che ci ha aiutato, e onestamente quando abbiamo comunicato in federazione che c'erano 29 docenti che partecipavano, penso a livello regionale sicuramente non c'è un corso con tutte queste persone, le società attorno, io onestamente per questo progetto non so se hanno intenzione di farlo, però penso che dopo averlo fatto a San Severino molte altre società possono seguire la stessa strada, perché penso, ecco, come dicevo prima, il reclutamento va fatto a scuola e purtroppo
a scuola non si gioca a basket. No, quasi mai, insomma, anzi praticamente mai. Un'ultima cosa, Paolo, voi a San Severino avete anche una tradizione lunga di organizzazione, no? Di sì. Tornei, di fasi interzona, proseguirà, sì, questa tradizione? Noi ci contiamo, abbiamo dato la nostra disponibilità alla federazione, perché comunque sia, essendo ubicati in un territorio abbastanza decentrato, no? dai grandi eventi, è per noi motivo di orgoglio personale, sicuramente, ma di opportunità per far vedere ai ragazzini magari un livello più alto di quello che abitualmente sono abituati a frequentare, insomma. Certo, voi ovviamente, Matteo, non avete invece vivaio, no? Non curate soltanto la prima squadra e cercate anche voi di reclutare, oppure non è il problema prioritario quello? Al momento non è il problema prioritario. Vi occupate, insomma, di altre cose. Vediamo un po' le partite del weekend, partendo come nostra consuetudine dalla DNB, 18ª giornata. Vediamo il quadro delle partite. Di sabato avremo Africo Firenze, Dino Bigioni Poderosa Montegranaro, Consum.it Siena Globo Ancona e Tramec 100 Naturino Civitanova. Di domenica le partite avremo Costone Siena, Officine Creative Montegranaro, Cecina Montecatini, Castel Fiorentino Craps Rimini, Acmar Ravenna Empoli e Don Bosco Livorno Goldenga Senigallia. Andiamo alla DNC, girone B, qui siamo giunti alla 15ª giornata. Le gare partiremo sabato alle 18.30 con Scirea Basket Bertinoro, lui Porte Recanati, poi Reggio Emilia, Porto San Giorgio, Ascoli Towers, Orva Lugo, invece di domenica Porto Sant'Elpidio, San Marino, Sigma Imola, Pisaurum, San Lazzaro, Globo Giulianova e Castiglione, Murri, Spider, Fabriano. Andiamo ai campionati regionali, in Serie C siamo giunti alla 18ª giornata, il quadro delle partite, girone A, Fermignano Assisi, Loreto Pesaro Bramante, Urbania Pontevecchio, G Planet Montemarciano Amatori Falconara e Cagli Fanum Fortune. Andiamo al girone B, queste le partite in programma, avremo Tolentino Todi, Giromondo Spoleto, Allei Matelica, Esis Iesi Gualdo, Roburo Osimo Viscastelfidardo, Pedaso Cestisti Cascoli e Guido, tu l'hai anticipato, è un po' una partita crocevia per la vostra stagione, questa in casa contro San Benedetto sabato alle 21. Sì, è la partita più importante del campionato sicuramente, perché vincendo con San Benedetto probabilmente allontaneremo gli ultimi due posti del campionato che obbligano ai play-out. E la squadra, onestamente, visto che abbiamo recuperato anche tutti gli infortunati, che sono stati purtroppo tanti quest'anno, da un mesetto e mezzo sta giocando bene. Noi abbiamo vinto 3 partite sulle ultime 7 e dato filo da torcere a formazioni tipo Matelica, Tolentino, Iesi e Todi, quindi le prime della classe. Siamo abbastanza ottimisti, i ragazzi lavorano bene in palestra, speriamo anche che il pubblico sia ancora più numeroso, magari qualcuno vede la trasmissione e viene a vedere la partita. E ecco, se riusciamo a vincere un San Benedetto, magari, come dicevamo prima, spostiamo l'asticella cercando di raggiungere l'ultimo posto dei play-off. Diciamo che è in palio una fetta di tranquillità, sì. Ecco, la mettiamo una fetta grande, una fetta grande di tranquillità, quasi tutta la torta. Andiamo in Serie D, girone A, 16ª giornata, le partite avremo Vadese, Aquarius Pesaro, Fortitudo, Castelfidardo, Fossombrone, Virtus 88, Iesi Vallesina, Can Montecchio, Teste Matte, Basket Ducale Urbino, Tecni Italia Maior e Janus Fabriano, Basket Giovane Pesaro, che è un po' il match club venerdì alle 21.15. Andiamo al girone B, partiamo Andrea dalla vostra partita, giocherete a Castel Raimondo, che tradizionalmente è sempre un campo difficile, però quest'anno a Castel Raimondo, insomma, ha avuto un rendimento un po' altalenante. Speriamo di andare a Castel Raimondo e fare la partita. All'andata, certo. Come andò? All'andata io ero infortunato, però i ragazzi sono andati molto bene. Credo loro avevano parecchi infortunati. Noi credo abbiamo vinto con bene. Con un buon margine. Con un buon margine, sì. Senti, venerdì alle 21.30 c'è Basket Maceratese e Virtus Porto San Giorgio. Secondo te la capolista avrà qualche insidia da questo match? Ma non lo so, anche il Basket Maceratese è una buonissima squadra, sono giovani, fisici, corrono molto. E come tutte le partite di questo campionato credo che sarà abbastanza equilibrata. Poi certo la Virtus è molto più forte secondo me. Forse Matteo la gara più interessante è San Giorgese 2000 il campetto Ancona, cioè praticamente si affrontano due delle tre squadre che condividono con voi il secondo posto in classifica. Il campetto, se non sbaglio, è una partita in meno che recupera questa settimana con l'Orsal,
quindi potrebbe essere seconda da sola. Assolutamente un match interessante. All'andata credo vinse il campetto. La San Giorgese 2000 ha cambiato in corsa un paio di giocatori. Sono usciti Pagliariccio e Fortuna e hanno preso Cameli. Sono una squadra buonissima, hanno un asse play pivot importante, Luciani Festus, hanno una guardia letale fuori dall'arco come Luca Menconi, hanno uno dei migliori esterni del campionato che l'anno scorso giocava in C2 con Damatteo, quindi sono un'ottima squadra. Dall'altra parte il campetto se recupera gli infortunati, anche loro sono una squadra molto importante, sicuramente costruita per il vertice. Abbiamo un po' anticipato, vediamo comunque il quadro della 16ª giornata del girone B. Castelraimondo Cus Macerata, voi giocherete sabato alle 18.30, poi 5 Fonti Amandola il Picchio Civitanova, Basket Maceratese e Virtus Porto San Giorgio, San Giorgese 2000 il Campetto Ancona, il Ponte Morrovalle Porto San Giorgio e Vittorio Fermo Orsa all'Ancona. Ovviamente qui chiudiamo, Matteo, nessuno vi fa pressione, però voi siete lì e ci provate. Noi siamo partiti con l'intento di mantenere la categoria. Si dice sempre così, eh. No, è vero, il nostro obiettivo è quello di lavorare forte allenamento dopo allenamento e finire la stagione senza rimpianti, come dico sempre ai ragazzi. Senza rimpianti, ripeto, allenamento dopo allenamento. Questo è quello che fa la differenza, ne abbiamo parlato anche ieri. Veniamo da due partite vinte, ma vinte gli ultimi 5 minuti dopo non aver giocato praticamente per altri 35. E sappiamo che già sabato, se andiamo a Castelraimondo e giochiamo una partita mediocre, rischiamo magari in quei 5 minuti in cui di solito recuperiamo di stare sotto magari di 20 punti e poi è complicata. Quindi bisogna stare sul pezzo. Assolutamente. Giusto, sì. Andrea, tanto il vostro coach ve lo ripeterà all'infinito. Sì, lo ripete sempre, ma ha ragione. Pronto, è così. Bene, è tutto per questo 16° appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Grazie a Guido Grillo e Paolo Severini della Nova Vetro Rutten San Severino e grazie anche a Matteo Palmioli ed Andrea Santinelli, rispettivamente coach e guardia del Cus Macerata. Ci rivediamo mercoledì prossimo alle ore 13 e di replica alle 23.10, canale 111. Arrivederci a tutti. Marche a Canestro è stato offerto da Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport. Vicini a voi. Con il cuore rigonfio di sudore e passione, una palla con spicchi e tanta tensione. Mani forti educate a gestire emozioni, gambe attente a saltare e a rubare palloni.